Nome e qualifica. Andrea Rizzo, amministratore delegato e socio fondatore di Helmat SPA. Ivan De Tomasi, country manager Wasker per l'Italia. Come procede il mercato della sicurezza di rete in Italia? Il mercato della sicurezza informatica in Italia è decisamente in linea con la crescita di almeno il 7% prevista dagli analisti per il 2015 a livello mondiale. Per Helmat i numeri sono decisamente migliori, con un incremento del doppio rispetto all'anno scorso. Ma a dispetto di un mercato generale ancora difficoltoso, i nostri numeri sono in crescita continua da ormai 5 anni e questo, a mio avviso, è da ricondurre al sempre più importante ruolo che la sicurezza gioca sulle infrastrutture e sull'utilizzo dei dati. Il focus di WatchGuard rimane poi l'attenzione alle PMI, senza però dimenticarci il mercato mid enterprise e ovviamente distributed enterprise. Quali sono i principali trend tecnologici in questo settore? L'attenzione principale si concentra sulle soluzioni che permettono di bloccare le nuove minacce avanzate, conosciute come minacce zero day. A queste si integrano soluzioni in cloud, la gestione unificata delle minacce, la possibilità di avere tecnologie firewall antivirus sia in ambienti fisici che virtuali e non da ultimo la protezione dei dispositivi mobili. Il trend attuale è sicuramente il cloud e tutto ciò che ne consegue, quindi anche implementazioni di data center medio-grandi con sistemi di backup complessi e ovviamente siti disaster recovery. Non mancano inoltre le infrastrutture per i collegamenti aziendali, in modo particolare le VPN. In quest'ottica giocano un ruolo molto importante tutti quei servizi di sicurezza a valore aggiunto che sono in grado di ispezionare il traffico applicativo. Qual è l'aspetto che caratterizza e differenzia la vostra proposta di sicurezza? La nostra proposta di sicurezza informatica è mirata a tutti quei clienti che necessitano di una protezione completa a 360 gradi e noi siamo in grado di offrirla grazie a soluzioni leader di mercato come quelle proposte da WatchGuard ed F-Secure, rispettivamente uno per i firewall e l'altro per gli antivirus. Intanto c'è da dire che WatchGuard produce prodotti di sicurezza all'avanguardia da quando è nata ed è stata un precursore della tecnologia UTM. Nel tempo poi ci siamo perfezionati aggiungendo nuove tecnologie ai nostri dispositivi, come l'APT Blocker, quando ancora nessuno sapeva cosa fosse una minaccia avanzata persistente. La nostra peculiarità è quella di sviluppare soluzioni efficaci e semplici da usare, utilizzando le tecnologie più evolute del mercato. Quali sono gli aspetti di sicurezza su cui focalizzarsi per una protezione efficace? Non esistono e non esisteranno mai ambienti sicuri al 100%. Ma molto si può fare per una protezione efficace. Innanzitutto l'implementazione di firewall e di sistemi di protezione perimetrale, l'installazione di un valido antivirus, costantemente aggiornato però, la realizzazione di sistemi per il controllo di accessi e l'installazione di sistemi di videosorveglianza. Aggiungerei che è fondamentale anche di non dimenticarsi del backup. Innanzitutto una buona base di partenza è smettere di pensare a me non succederà mai perché tutti possono essere attaccati, oggi come oggi. Partendo da questa consapevolezza è necessario analizzare processi e infrastrutture aziendali per mettere in sicurezza i propri dati. Questo obiettivo non deve però compromettere la produttività aziendale. Qual è l'impatto sulla sicurezza aziendale di fenomeni come il cloud e il BOD? Lo definirei un impatto determinante. Se da un lato il cloud consente un accesso ai dati agevolato, innovativo e più economico, dall'altro espone maggiormente i dati quando viaggiano fuori dai confini aziendali. In questa situazione entrano in gioco nuovi fattori, come la sicurezza stessa del provider e la sicurezza dei sistemi mobili. Elevato, importante, critico. Cloud e BOD sono solo alcuni dei fenomeni che hanno cambiato il modo di concepire le infrastrutture di rete e di utilizzare i dati. Portare prodotti esterni come smartphone e tablet all'interno di una rete crea due problemi sostanzialmente. Rischia di portare minacce all'infrastruttura di rete aziendale e nel contempo espone il dispositivo a possibili pericoli. Inoltre questi sistemi estendono virtualmente le reti oltre i confini fisici dell'azienda, creando altre criticità che non devono e non possono essere sottovalutate. Qual è la vostra offerta per le soluzioni di sicurezza aziendale sui dispositivi mobili? I nostri brand di sicurezza informatica offrono una serie di soluzioni per iOS e Android che consentono, ad esempio, di bloccare lo smartphone e di proteggere i dati in caso di smarrimento o furto, ma anche con le VPN come quelle fornite da WatchGuard. In questo caso possiamo proteggere l'accesso remoto degli utenti mobili, come dipendenti che telelavorano, permettendo connessioni sicure alla rete aziendale. Tutti i prodotti WatchGuard supportano pienamente connessioni a dispositivi mobili, mettendoli in sicurezza e garantendo protezione dei dati che questi trasmettono oppure ricevono. Che tipo di attività di formazione prevedete per i vostri clienti e partner? La sicurezza informatica è un settore nel quale non possono esistere rivenditori improvvisati. Dall'altro lato, Helmat ha fatto da sempre della formazione uno strumento essenziale della propria immagine sul mercato.
Queste due componenti si sposano alla perfezione, come dimostrano i corsi che realizziamo ogni venerdì qui da noi con i rivenditori che vogliono sostenere l'esame Criterion, di cui siamo diventati testing center ufficiali per l'Italia. Continueremo con la formazione nelle principali città dove operiamo, quindi Milano, Padova e Roma. Aumenteremo inoltre anche l'offerta di webinar personalizzati, perché non bisogna mai smettere di sensibilizzare utenti finali e rivenditori sul tema della sicurezza. Quali sono gli scenari futuri e i possibili campi di applicazione ancora da esplorare? Un'attenzione sempre maggiore va rivolta alle nuove minacce, agli attacchi informatici e ai malware veicolati soprattutto tramite email, usando ad esempio l'analisi comportamentale. Ma in futuro dovremmo preoccuparci anche dei pericoli che riguarderanno gli oggetti collegati alla rete, ovvero l'internet delle cose. Basti pensare che fra 5 anni circoleranno più di 250 milioni di automobili connesse, un possibile target nel mirino degli hacker. Per garantire l'adeguata sicurezza sarà quindi necessario mettere in campo risorse e tecnologie sempre più evolute. I campi di applicazione da esplorare sono potenzialmente infiniti, tuttavia il nostro obiettivo non è solo quello di offrire le migliori soluzioni di sicurezza oggi, ma di anticipare quelle che saranno fondamentali domani per i nostri clienti e i nostri installatori, ovviamente.